posto, quindi è un errore generale. Ad Ascoli cala il sipario sull'avventura in Serie A e ormai è tempo di bilanci. A un mese dalle pagelle di fine anno, se l'aritmetica concede ancora qualche illusione, la storia ha ormai detto tutto. Una partita a specchio della stagione dei marchigiani. Orgoglio, cuore, ma anche errori e imperdonabili ingenuità. E dire che lo spareggio con la Regina, impantanata in zona salvezza solo a causa degli 11 punti di penalizzazione, comincia bene per l'Ascoli. Capitan Fini indovina una parabola perfetta su punizione e il suo primo gol stagionale vale il vantaggio. La Regina sbanda, ma ha il merito di non perdere la testa e la classe dei suoi uomini migliori fa la differenza. L'estro di Pasquale Foggia, ex di turno, inventa il pallone buono per Amoruso, che al secondo tentativo infila Eleftheropoulos. 7 minuti e l'attaccante concede il bis. Cambia in velocità con Tedesco, resiste alle sportellate di Fini e scarica sotto l'incrocio il pallone del 2-1. Per lui 14 gol, per il compagno di squadra Bianchi 17, un bottino da far invidia a squadre di alta classifica. L'Ascoli è sfiduciato e all'inizio della ripresa va KO. Foggia taglia in velocità l'intera difesa avversaria e il suo coast to coast strappa gli applausi anche dei suoi vecchi tifosi. Sono stati bravi sia Bianchi che Amoruso a farmi i due tagli davanti per portarmi via gli uomini. Poi ho visto un po' di campo davanti e ho cercato solo di far gol. All'Ascoli restano solo due lampi di orgoglio, il gran sinistro di Bonanni che vale il gol della bandiera e un minuto dopo il balzo del portiere Eleftheropoulos per neutralizzare il rigore di Rolando Bianchi, concesso per un fallo su Nardini. L'espulsione di Minieri spegne le ultime speranze dei marchigiani. A 13 punti dalla quart'ultima e con 5 gare da giocare, a partire dal recupero di mercoledì col Catania, è il momento di tirare le somme. L'orgoglio, la voglia, la determinazione certe volte non sono sufficienti per poter sopportare questa categoria. La Regina sale invece a quota 34, più 2 sul Chievo terz'ultimo e comincia a fare i conti per la bagarre finale. La salvezza vista ad oggi si deve pensare già a 41 punti, quando l'anno scorso la terz'ultima mi sembra si è retrocessa con 35-34 punti.